Dorian? Dorian, sei dello stesso colore. Ma grazie. No, grazie. Dorian. Dai, giù, su, bravo. Ribongiorno, eccoci finalmente di nuovo in camper. Come vedete, sono appoggiata alla mia EcoFlow Delta 2 perché voglio farne una recensione sincera, anche se comunque ve ne ho già parlato in un altro video che vi metto qui e vi ho parlato di tutte le sue specifiche tecniche nel dettaglio. Voglio comunque riparlarvene adesso perché è più di un mese che la sto utilizzando, anzi sono quasi 2 mesi che la sto utilizzando e sono davvero contenta. Questa è una recensione sincera, positiva. Faccio questo video ora perché per il Black Friday EcoFlow ha previsto degli sconti pazzeschi, tutti i dettagli degli sconti e delle promozioni. Dovete inserire un codice sconto, è tutto scritto in descrizione, mi raccomando, quindi per il Black Friday non fatevelo scappare. Se dovete acquistare uno dei prodotti di EcoFlow, non dico necessariamente la Delta 2, ma anche un qualsiasi altro prodotto, vi conviene approfittarne. Comunque io vi parlo di questa e vi dico un po' nei vari utilizzi che ne ho fatto, appunto, le mie impressioni. Se non avete visto tutti i vari video che sono usciti ultimamente in queste ultime settimane in cui l'ho citata spesso, vi faccio un piccolo riassunto qua. Vi mostro come l'ho utilizzata per asciugarmi i capelli, per caricare svariate volte i cellulari, svariate volte il computer, per utilizzare gli utensili per fare dei lavoretti di fai da te, bricolage. L'abbiamo anche utilizzata collegandoci il Frulli Mix semplicemente per cucinare, insomma, tutto, davvero tutto. E anche per fare questo lavoro mi servirà questo. E l'ho collegato qui alla 220. Devo dire che questa Delta 2 EcoFlow mi sta piacendo tantissimo perché comunque è molto potente e tutto sommato è anche piuttosto piccola e abbastanza leggera per quello che fa, cioè comunque ha dentro al suo interno una batteria al litio non indifferente e un inverter pure, quindi sono davvero molto molto soddisfatta. Quindi andiamo adesso a lavorare con il Dremel. Facendo un video in cui vi parlerò nel dettaglio proprio di Delta 2 EcoFlow. Quindi questo video probabilmente lo vedrete dopo, non lo so, ma comunque ora la sto utilizzando, come vi avevo già detto, per caricare il computer. Computer attaccato alla carica ed eccola qua, collegata ad una presa USB da 100 watt. Come avete visto dal pannello, sto caricando 52 watt nel computer perché la presa USB-C eroga massimo 100 watt. E infatti il computer in pochissimo tempo è già carico. Posso vederlo anche dall'applicazione. Come vedete, mi segna che sto caricando 51 watt con la presa USB. Per fortuna che ho la mia Delta Pro. E adesso metto a caricare anche le batterie della GoPro che sono tutte scariche. Poi mi metto un po' il computer e caricherò tutto lì. Insomma, per fortuna c'è quella. Per comodità, Madonna, non c'è luce. Per comodità stiamo tenendo la Delta sotto al tavolo perché così abbiamo tutte le prese lì a portata di mano. E adesso eccola qua. La illumino con la torcia, altrimenti non si vede niente. E sto caricando le batterie della GoPro. Stanotte ho già caricato 2 cellulari e come vedete sta ancora al 95%. Perfetta, quindi direi davvero perfetta. Asciugatura capelli con Delta. Mi ero già asciugata i capelli in realtà con la Delta e
come una scema non ho fatto il video e quindi vabbè, adesso ve la faccio vedere all'opera, anche se nella video recensione l'avete già vista all'opera con il phone acceso e funziona alla perfezione, ma ora insomma direi che è necessario. E la cosa bella è che lo facciamo anche se attualmente ci troviamo in campeggio, la colonnina comunque non reggerebbe il phone. E di conseguenza, invece che attaccarci al nostro impianto del camper, consumare così batterie, fa niente, siamo in campeggio, lo potremmo fare, però comunque, in ogni caso, questa ci permette di mandare il nostro phone in tutta tranquillità e non solo, anche un phone più potente del nostro attuale, che infatti presto compreremo, cambieremo, soprattutto non tanto per me che non ne ho bisogno, ma per Alessia. Quindi ora ve la faccio vedere all'opera. Allora, intanto prima di iniziare, 59%. Adesso collego tutto e poi vediamo quanto consuma per l'asciugatura dei miei capelli. Ecco fatto, io ci metto sempre poco ad asciugarmi i capelli. Vediamo un po' quanto abbiamo consumato. Praticamente niente. Cioè, pochissimo. Ovviamente, vabbè, i miei essendo corti, davvero ci vuole pochissimo tempo, come avete visto. Quant'è? 2 minuti di asciugatura? Alessia ce ne mette almeno 10. Beh, qualcosina potevo ancora asciugare, forse. E, però ha consumato davvero poco. E sono molto 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 soddisfatta di questa mia Delta e siamo contentissime perché comunque ci ha aiutato tantissimo in un periodo di difficoltà, perché avevamo, come sapete, un pannello solare non funzionante e anche il DC-DC non funzionante, quindi avevamo seri problemi di energia, non avevamo a disposizione la 220 e se non avessimo avuto questa sarebbe stato davvero problematico, quindi è un'ottima fonte, diciamo, di energia di backup, ma può essere anche un'ottima fonte di energia principale, e sia in camper o in un van che anche in casa. Sicuramente in casa fa la differenza in casi di blackout o altro, cioè questo è sempre sempre presente. Quindi ragazzi, io ve ne riparlo di nuovo ancora brevemente, perché così la rivediamo insieme, vi dico qualche caratteristica ancora più specifica, dopodiché vi lascio semplicemente tutti i dettagli per l'acquisto in descrizione per il Black Friday. Allora, sapete benissimo che si accende da questo tasto qui, al momento è già accesa, ma la cosa bella è che posso controllare tutto direttamente anche qui dal telefono, posso davvero fare tutto quanto. Attivare o disattivare i vari blocchi, quindi adesso vi faccio vedere che dal telefono attivo le prese USB. Quindi io vado USB, tac, fatto dal telefono, non ho schiacciato nessun tasto qua. Voglio disattivarle? Disattivo. Dall'applicazione io posso monitorare tutto quanto. Addirittura dall'applicazione posso ad esempio decidere la potenza di ricarica, come vedete qua la sto ad esempio diminuendo, e ovviamente mi dirà quanto tempo ci impiega. Minore sarà la potenza di ricarica, maggiore sarà il tempo, logicamente. Ad esempio, se ci ritroviamo in una situazione, che ne so, in cui 1200 watt di ricarica sono troppi, possiamo decidere di diminuire. Poi posso anche decidere l'ingresso auto, la potenza dell'ingresso auto. Posso decidere appunto se attivare e disattivare la funzione X Boost. Quello che è importante sapere è che comunque EcoFlow, cioè all'interno di queste power station di EcoFlow ci sono batterie di altissima qualità con una durata garantita di 10 anni e fino a 3500 cicli di vita, e sono davvero tantissimi. All'interno oltretutto hanno un BMS di ultima generazione che permette alla batteria di dare il suo meglio e anche soprattutto di preservarla.
Di conseguenza questi BMS sono dei BMS intelligenti che lavorano affinché la batteria possa rendere al meglio, ma al tempo stesso preservarsi onde evitare di rovinarsi. Un'altra cosa importante che è giusto ricordare è che comunque questa Power Station non si collega solo tramite Bluetooth, ma si collega anche con il Wi-Fi. Quindi se noi la lasciamo nel nostro camper, nel nostro van o anche in casa, collegata ad un Wi-Fi, noi da remoto, tramite l'applicazione, ovunque siamo, possiamo accedere all'applicazione e gestire la nostra Power Station. Questa è una cosa davvero, secondo me, fenomenale, perché personalmente mi è capitato, me l'ero dimenticata accesa, stavo caricando l'aspirapolvere, l'avevo dimenticata accesa, ho visto che la batteria era quasi scarica, così ho detto ok, fammela spegnere. Quindi io stavo da un'altra parte, lei era collegata al wifi del camper e l'ho spenta da remoto. Questa è una cosa secondo me pazzesca. Quindi ragazzi, io non mi dilungo oltre, se potete usufruite di questi sconti per il Black Friday, potete acquistare sia dal sito ufficiale di EcoFlow sia da Amazon, vi lascio entrambi i link qui sotto in descrizione. Oltretutto, se acquistate tramite il nostro link affiliato, EcoFlow vi regalerà anche una lampada da campeggio per un numero massimo di 30, quindi il numero limitato di 30. Oddio, speriamo di riuscire a convincere 30 persone a comprare la EcoFlow, io sarei contentissima. Comunque ragazzi, adesso scherzi a parte, sapete che quando parlo di qualcosa ne parlo in modo sincero, perché comunque non sono mancate recensioni, diciamo, negative, ne arriveranno anche di recensioni negative su altre cose che abbiamo provato qui sul camper presto, ma devo dire, cioè davvero sinceramente, che questa non mi ha deluso per niente e anzi ha superato addirittura le mie aspettative, quindi sono davvero contentissima. Sono più tranquilla perché comunque so di avere uno strumento di backup qualsiasi cosa succeda, e ve ne ho già parlato perché ne sono successe di cose, ci si è rotto anche l'inverter, mentre io qui, se avessi avuto questa, non avrei avuto, diciamo, l'urgenza poi di portare a riparare l'inverter, sostituirlo, eccetera eccetera. Quindi davvero ragazzi, pensateci, se ne avete l'occasione pensateci bene e acquistate, tutto scritto qua sotto.